Come ti chiami? Mi chiamo Jedi. Ah, piacere, Cedi, io sono Piacere, Paolo. piacere. Ok, oggi andiamo a fare shopping. Ok. Ti piace fare shopping? Sì. Bene, che cosa ti piace comprare di solito quando fai shopping? Mi piace andare se vola. Ah, e che cosa compri da Sephora? Mi trucco le di crema Ah, certo. sì. E ti piacciono anche i vestiti? Sì, i vestiti o Spagna, Bene. Zala, Zara, certo. sì, E per esempio, quali colori preferisci? colori, Sì. nero, bianco e grigio, Grigio. Sì, bello, sì. bello, molto elegante. Molto elegante. Unicolore. Sì, Sì. quindi tinta unita. Sì, tinta unita. Sì, conosci questa parola? Tinta unita significa un colore. Sì. Poi abbiamo altri tipi, per esempio a quadri. Per esempio una gonna a quadri, una camicia a quadri. Quattro. Sai che significa quadri? No. Allora, per esempio, gonna a quadri. Questo Ah. tipo. Ok, guadli. Sì, Ok. esatto. Oppure abbiamo a righe. Sì. A Sì. righe orizzontali o verticali. Orizzontali o verticali. Sì. Verticali, ok. E poi, insomma, ci sono tanti tipi, per esempio a pois. Parola Sì, francese. sì. A poi. Tu parli anche francese, Sì, vero? sì. Ah, quanto tempo hai studiato francese? Io stanno a Parigi per 4 anni. Mamma mia, complimenti. Sì. E perché sei andata a Parigi? Perché stavi a Parigi? Per studiare e per studiare. Che cosa? Moda. Moda. Ah, Sì. bellissimo. Quindi oggi è la tua unità, Sì, la sì, sì. tua, il tuo argomento. Sì. Perfetto. Allora, adesso ascoltiamo un dialogo, ok? Ok. Allora, accendiamo le cuffie. Allora, adesso c'è una signora in un negozio di abbigliamento. Vediamo che cosa dice, che cosa dicono la signora e la commessa. Ok, vediamo. Allora, 3, 2, 1. Esercizio 4, pagina 85. Buongiorno, la posso aiutare? Sì, per favore, volevo quel vestito che è in vetrina, quello giallo. Che taglia porta? A 44. Mi dispiace, c'è rimasta solo la 42. Vuole vedere qualcos'altro? Eh sì, volevo un vestito elegante. Lo preferisce in tinta unita o in fantasia? Ma lo vorrei in tinta unita, non so, verde. Ho questo verde scuro in seta, oppure questo che è un verde più luminoso ed è in cotone. Quale preferisce? Preferisco quello verde chiaro in cotone, lo posso provare? Sì, certamente. Lì a destra c'è il camerino. Come va? Ma è un po' troppo corto e anche stretto. Posso avere la taglia più grande? Eccola 46. Questa va sicuramente meglio. Sì, va bene, è perfetta. Quanto costa? 82 euro. Ma in questo periodo ci sono i saldi e quindi
c'è uno sconto del 30%. Ah, bene, quindi con lo sconto quanto costa? Meno il 30% sono 57 euro e 40 centesimi. Bene, lo prendo. Ah, un attimo, dimenticavo, avete anche scarpe? Sì, però a causa dei saldi sono rimasti solo pochi numeri. Lei che numero porta? Ho il 40. No, mi dispiace, ho solo scarpe 36 e 39. Peccato, non importa. Posso pagare il vestito con il bancomat? Sì, certo. Ecco lo scontrino. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, come va? È facile o difficile? Va bene. Ok, allora, che cosa hai capito? Cosa vuole la signora? La signora vuole prendere un vestito giallo. Sì. Verde. Sì. Verde di cotone. E quaranta sei. Sì, la taglia. La taglia. Esatto, la taglia 46. Bene, bene. E, alla fine prende il vestito giallo o il vestito verde? Verde, verde, sì. Esatto. Poi chiede altre cose? Vuole altre cose la signora? Altre cose. Vuole altro? Altro. Non capisci. Perfetto. Sì. Allora, adesso prendiamo a pagina 85. Okay. Allora, qui vedi, ci sono delle domande, ok? Dobbiamo scrivere, ok? Scrivere le informazioni. Quindi, cosa chiede la signora? Chiedere, ok? Chiedere. Ah, buongiorno, vorrei quel vestito in vetrina, ok? Vorrei un paio di scarpe. Volevo una sciarpa. Volevo un paio di stivali, okay. Ok? Quindi che cosa vuole, che cosa chiede, ok? Okay. Poi la taglia, quale taglia porta? Quale taglia porta, ok. Non so, L42-44. Come risponde la commessa? Okay. Quindi la signora chiede, non so, un vestito, come risponde la commessa? Cosa chiede la cliente allora? Ok. Dopo? Okay. Quale colore preferisce la signora? Ok. Quale colore preferisce? Ma preferisco il rosso. Preferisco il verde. Ok. Okay. Sì, quale taglia va meglio alla signora? Quindi ci sono due taglie. Sì. Quale va bene? Sì. Lo sconto. Sì, quant'è lo sconto? Quanto è lo sconto? Ok. Quindi sconto del 10%. Ok. Sconto sì. Del 20%. Ok. Quanto paga in tutto? Sì. Quanto paga in tutto? In tutto sono... Ok. Ok. Scarpe? Sì. Le scarpe? Scarpe? Queste. Ah. Ok. Quindi che numero di scarpe porta la signora? Ok. E come paga? Come sì. Paga? Ok. Quindi in contanti, con il bancomat, con la carta. Sì. Okay. Ok. Bene, ascoltiamo di nuovo e scriviamo. Allora, attenzione. 3, 2, 1. Esercizio 4.
Pagina 85. Buongiorno, la posso aiutare? Sì, per favore, volevo quel vestito che è in vetrina, quello giallo. Che taglia porta? A 44. Mi dispiace, c'è rimasta solo la 42. Vuole vedere qualcos'altro? Eh sì, volevo un vestito elegante. Lo preferisce in tinta unita o in fantasia? Ma lo vorrei in tinta unita, non so, verde. Ho questo verde scuro in seta oppure questo che è un verde più luminoso ed è in cotone. Quale preferisce? Preferisco quello verde chiaro in cotone, lo posso provare? Sì, certamente. Lì a destra c'è il camerino. Come va? Ma è un po' troppo corto e anche stretto. Posso avere la taglia più grande? Ecco la 46. Questa va sicuramente meglio. Sì, va bene, è perfetta. Quanto costa? 82 euro. Ma in questo periodo ci sono i saldi e quindi c'è uno sconto del 30%. Ah, bene, quindi con lo sconto quanto costa? Meno il 30% sono 57 euro e 40 centesimi. Bene, lo prendo. Ah, un attimo, dimenticavo, avete anche scarpe? Sì, però a causa dei saldi sono rimasti solo pochi numeri. Lei che numero porta? Ho il 40. No, mi dispiace, ho solo scarpe 36 e 39. Peccato, non importa. Posso pagare il vestito con il bancomat? Sì, certo. Ecco lo scontrino. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Bene, molto brava. Allora, adesso andiamo a pagina 192. Dimmi com'è, facile o difficile questo dialogo? Va bene. Allora, adesso leggi da sola questo e chiedimi quali parole non conosci, ok? Okay. Quali parole per te sono difficili, ok? Okay? Buongiorno, la posso aiutare? Aiuto. Okay? Per esempio, noi entriamo in un negozio, arriva la commessa, ah, buongiorno. La posso aiutare? Serve aiuto? La posso. Allora, la significa lei, ok? Lei. Lei, ok? Io posso aiutare lei, signorina. Ah, ok. Okay. Davanti. Sì, è davanti. Questo è un pronome. Ok. Ok, un pronome. Ok. In questa unità studiamo proprio questo. Ok. Okay, questi pronomi. Ok. Okay. Dopo, piano piano, li vediamo. La posso aiutare? Sì, sì, per favore. Volevo qual è vestito che in vetrina? Quello giallo. Ok, allora quel vestito che è in vetrina. Sì, capito. Va bene. Sì. Volevo io vole volare. Volere, okay. Volere, esatto. Questo è gentile. Ah, ok. Oh, scusi, volevo, posso. Okay, va bene. Va bene. Gentile. Ok. Che taglia porta? La 44. Sì. E mi dispiace, c'è rimasta solo la 42. 42. 42. Rimasta? Rimanere. Restare. Ah, ok. Adesso abbiamo solo questo, solo okay. Questa taglia. Ok. Sì, volevo un vestito elegante. Lo preferisce? Attenzione, lo lo
Sì. lo preferisce in tinta unita e in fantasia. O in O fantasia. in fantasia, ma io vole in tinta unita, non so verde. Allora, attenzione, qui è lo, ok? Non è io, è lo. No. Questo lo è sempre questo, un pronome. Sì. Il vestito significa il vestito. Ah, ok. Vorrei il vestito in tinta unita. Quindi un solo colore. Ho questo verde scuro in seta oppure Sì. questo che è un verde più luminoso e in cotone. Sì, vedi, questo è insieme ed più è, Ah, ed è, ed è, ok. sì. Ed è in contorno. Sì. Quale preferisce? Sì. Ok. Preferisce. Preferisce, bene, bene. E senti, seta, conosci questa parola? La seta? Seta. La seta è un tessuto, ok? Ah, Un ok. tipo di tessuto. Abbiamo la seta, il cotone, per esempio la lana, ok? Lana, ok. Eccetera, eccetera. Allora, il cotone di solito d'estate, quando fa caldo. Per esempio, questa è una maglietta in cotone, Sì. ok? Questo è lana, ok? Lana, sì. La seta è molto bella, è molto costosa, Sì. molto luminosa. È famosa, per esempio, la seta in Cina, la Sì. seta cinese, Seta cinese, seta indiana. Ah, indiana. sì, Sì. Ok. certo. Va bene? Va bene. Seta oppure? Sì, oppure significa o. Oh. Vuoi il tiramisù oppure una Ah. torta al cioccolato? Ok. Seta oppure? Ok, preferisco quello verde chiaro in cotone. La posso provare? Provare? Sì, provare. Quindi me lo metto. Va La bene, va posso male. provare? Provare. Ok. Ok. Sì, certamente lì a destra c'è il camerino. Camerino, sai che significa? Camerino è la stanza per provare i vestiti. Ok, questo. Ah, ok, camerino, ok. Ok. Se bello Provare? Sì, provare. mettere i Ah, vestiti, vedere se va bene, va male. Questo è provare ok. Provare, un vestito. ok. Come va? Ma è un po' troppo corto e anche stretto. Posso avere la taglia più grande? Sì. Eccola qua, long sleeve. Questa va sicuramente meglio. Sicuramente meglio. Sì. Va Sì, va bene. bene. È perfetta. Quanto costa? 82 euro, ma in questo pellito ci sono i saldi e quindi c'è uno sconto del 30% Per 100, ok? Va bene? Ah, per cento. Ok. Un 30%
Bene, quindi con lo sconto quanto costa? Meno il 30% sono 57 euro e 40 Centesimi, perfetto. centesimi. Ok, il pane io planto. Attenzione, Allora esatto, lo sì. prendo. Lo so, qui Ok, usano un carattere un po'. sì, lo planto un attimo, dimenticavo, un attimo che Sì, un non ho attimo, capito. dimenticavo. Un attimo, aspetta. Ok, Ah, un secondo. esatto. Un Ok, secondo, un attimo. dimenticavo. Ah, dimenticavo. Dimenticavo. Dimenticare, ricordare. Dimenticare, ricordare. Ok? Oh, ho dimenticato le chiavi a casa. Ok. Ricordare. Ah, mi ricordo Ok, questa cosa. dimenticare, ricordare. Ok. Avere anche scarpe? Sì, però a costa dei saldi sono rimasti solo pochi numeri. Le che numero porta? Ho il 40, non mi 40. 40, non mi dispiace, ho solo scarpe 36 e 39. Peccato, non importa, Non importa. non importa. Posso pagare il vestito con il bancomat? Sì, certo. Ecco lo scontrino. Arrivederci. Sì, grazie, arrivederci. Perfetto. Sì. Benissimo. Peccato, non importa. Conosci queste parole? Peccato. Questo qua, cliente. Ah, peccato perfetto. Peccato. Ah, ok. Non importa. Ok. Va bene, non importa. Ok, peccato. Va bene. Va bene. Ok. Allora, adesso 5 minuti per te. Pensa, ok, leggi questo, poi le domande qui, no? Cos'è la pagina? Sì, pagina 85. Quindi queste domande qua. Ok. Poi facciamo il dialogo, ok? Io sono il commesso, Sì. tu sei la cliente, Ok. vieni nel negozio per comprare Ok. qualcosa. Puoi comprare quello che vuoi, ok? Ok. Non so, un paio di scarpe, un paio di jeans, una gonna, un paio di stivali, come vuoi, okay? Una Ok. borsa, va bene? Va bene. Quello che preferisci. Allora, 5 minuti, quando sei pronta mi dici Paolo, sono pronta. Ok. Ok? Avanti, din, din. Ah, buonasera signorina, prego, posso aiutarla? Buonasera. Volevo un borsa. Sì. Borsa più lisante. Ah, quindi una borsa elegante. Lisante. Lisante, mi scusi, non parlo francese. più sì, in borsa più nuvolte. Nuova? Nuova. Ah, quindi Sì. un ultimo modello, un nuovo arrivo. Sì, nuovo arrivo. Ah, sì, perfetto. Allora. Qui abbiamo una borsa nuova, un nuovo modello della Gucci Sì. in pelle.
Oppure, se preferisce una marca francese, di là ci sono le borse Louis Vuitton in diversi colori. Gucci, Gucci va Gucci, bene. benissimo. Sì. Che tipo di borsa cercava? Perché abbiamo diversi Sì, modelli. questo piccola borse, così. Con la tracolla Sì. qui che cade di lato, Sì. bene. Che colore preferisce? Nero, Nero, sì. sì. Perfetto. Allora, abbiamo questo modello in pelle nera. Oppure è molto carino anche questo modello a quadri nero e grigio. Quale preferisce? Tutto nero. Quindi in tinta unita? Sì, tinta Prego. unita. Grazie. Come va? Sì, va bene. Sì, perfetto. Sì, quanto sa costa? Quanto il costa? Sì, allora, costa 100 euro, ma in questo periodo ci sono i saldi, Sì. quindi abbiamo uno sconto del 30% anche sui nuovi modelli. Ok, Quindi con sì. il 30% sono 70 euro. Sì. Come preferisce pagare? Con carta di credito. Sì, Sì. perfetto. Allora, un attimo, ecco lei, Ok. passi la carta, Sì. ok. È il codice? Alkin? Sì. Sì. Ok. Ok. Ecco lei, Grazie. grazie Grazie. e buon soggiorno a Roma. Arrivederci. Sì, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ok. Ok. Grazie a tutti, ciao. Ciao.